Ragazzi di Megrans, siamo tornati qui con un nuovo video e oggi siamo con In Segreto di nuovo, in segretissimo. Oggi abbiamo deciso di cercare una parola chiave. La prossima parola chiave vorremmo che ce la deste voi, lasciando un commento qui sotto per scrivere che parola volete. E se vedete il commento di qualcuno che dice la vostra stessa parola, non riscrivetelo ma lasciate un like. Quello che avrà più like poi cercheremo nel prossimo video. È impossibile, perché tutti vorrebbero avere il commento con più like. Vabbè, quindi voi fate sta cosa, se no, se vedo tanti commenti senza like non metterò quella parola, ma metterò una parola che ha anche due like. Ok? Cab. Inculato. Ok, detto questo, oggi abbiamo deciso di mettere la parola cacca. Donna di 16 anni, ebbe il mio primo ciclo a 9 anni. Quando vidi la macchia di sangue pensai che avevo fatto la cacca di sangue senza che me ne accorgessi. Cioè, vabbè, ci stanno quelle che ce l'hanno pure a 9 anni. Siamo nella piscina di un amico, io ho appena fatto la cacca nella piscina, spero che non si siano accorti che sono stato io. Se sicuramente però si sono accorti che qualcuno ha fatto la cacca. Quello sì, stronzo così lungo dentro la piscina. Mi piace vedere la cacca, così quando vado a farla è dura ed è più soddisfacente. Ma che cazzo? Io appena sento lo stimolo vado a cagare. Quando andavo alle elementari, durante un dettato in classe, dopo che la maestra disse di non interrompere in nessun caso, mi feci la cacca addosso, giustamente. Avevo paura che lei sarebbe arrabbiata se le avessi chiesto di andare al bagno. Fu un giorno mortificante per me. Eh sì, giustamente, se la maestra dice interrompe, tu non gli devi dire. Ma io te cago in bocca piuttosto che cagarmi addosso. Da molti anni pratico una passione molto strana. Misuro le feci che escono dal mio posteriore. Tutte le volte. Non puoi definire la passione, però scusa. È un hobby. Poi ci sono hobby e hobby. Ma che cazzo? Tutte le volte dopo aver fatto la cacca cerco di misurarla mentalmente. Per me è un po' imbarazzante, ma dovevo sfogarmi. Ma una donna! Sì, donna di 17 anni che misura la sua cacca. Vabbè, ma che stranezza c'è? Ah, cioè, dimmi un po', sto mondo la gente può uccidere e non c'è sta uno che non si può misurare la cacca? Tu ti smisureresti la merda? No. E allora? Vai, nella vita. Però potresti però sono fare un omicidio. Però è lì. Sì. Però è libero di farlo. Però è libero di farlo. Eh sì, no, ma per carità, ma che merda. Basta che poi, insomma, non la tocchi e poi non dia la mano a me. Già. L'abbi scorso. Comunque è di 10 centimetri, è difficile. Più di 10 centimetri. Che ne sai? Ah, ecco. Schifo. No, scherzo. L'abbi scorso, che sarebbe l'anno scorso, che l'anno scorso feci la cacca in mare. Non avevo voglia di uscire mentre facevo il bagno. Bella merda. Fatto bene. Così se qualcuno la pesta pensa che è una medusa. No, non credo. Ok, la stessa consistenza. No, vabbè, non ci avevo manco pensato. 11 anni. Fa vomità sta cosa. Allora, quando vado a fare la pipì nei bagni pubblici trovo sgommati di cacca dentro il gabinetto. Cerco sempre con il mio oggetto di scrostarle. Riuscire a farlo mi riempi d'orgoglio. Dove? Che schifo! Ma quale più pulito il mondo, santo Dio, dice pisci sopra, cioè è un mix di batterie. Una volta, dopo aver fatto la cacca, mia madre mi disse di andare a prendere il caricatore, non avendo voglia di ritornare in bagno per pulirmi, mi asciugai con la tenda. A che mia, lei, tornando nella camera, vide quella macchia e mi chiese cosa fosse. Le dissi che avevo sporcato di Nutella rientrando dal balcone. Lei la prese con un dito e se la mise in bocca. Oddio! Non lo voglio credere. Dio! Non lo voglio neanche pensare che possa essere vero, capito? Oddio! Ma più che altro, ma te prenderesti. No, non lo farei. Ma pensi in bocca la Nutella che sta sulla tenda? No! Come se fosse Nutella. Io frullo, io brucio la. Non hai capito? Brucio la tenda. Cioè, sì, schifo. Fai finta che è veramente Nutella. A me già ma lo faresti. No, tu. Io non farei neanche pure una Nutella, quindi figurate. Che schifo. Ma che cazzo dice il cervello? Ma madre, Nutella! Cioè, come se per terra dici, oh guarda, c'è sta girata al cioccolato, invece è merda. Dai, se fa la finita. Affanculo. Tipo me, la metà lasciano quella American Pie per tartufo. No. Che sei mangiato? Buono questo tartufo. No. Ma sei maleducato, però puoi darci un pezzettino. No, buono. Porco, l'ha messo a vomità. Che schifo. Che scena brutta. Oddio. So che lacrime, carcola. Ogni volta che faccio la cacca la controllo per bene, tipo autopsia. Per capire se sono in salute, sì, magari fisica, ma non mentale. Ma mi spiego, da che cazzo si. Cioè, nel senso, se tu guardi la tua merda uscita dal culo, come fai a dire che stai bene? No, è vero, se non vedete la cacca, come stai? Cioè, se è troppo chiara, troppo scura, troppo mora, troppo. Troppo frastagliata. Che vuol dire? C'è sta quella frastagliata e quella liscia, no? Come? Frastagliata liscia. Capito? Vabbè, qual è meglio dei due? Quella liscia. Mi fa piacere saperlo. Il segreto è che in questo momento sto facendo la cacca. Wow.
Il mio è un segreto imbarazzante. Quando vado in bagno sto sul water per fare la cacca più di mezz'ora. Che imbarazzante. Qui pure, gioco un botto a 45 minuti. Sto su Facebook e Instagram. Mi eccita guardare i porno dove ci sono donne che fanno la cacca. Il mio segreto è che a volte resto in bagno 30 minuti per fare la cacca. Sicuro tutti i miei familiari penseranno che io sia un segagliolo. Invece mi rilassa un sacco stare seduto sul water e pensare. Però le pipe me le faccio comunque ogni tanto. Ci tenevo a precisarlo. Dai, sta zitto. Quando ero piccola. Che te ridi? Da ridere. Guarda che ti viene piagne, non so perché. Perché c'è da ridere una bambina che piange? Non so. Va bene. Ci ho fatto tagliare. Dai. Cazzo. Ma che scemo. Allora, possiamo continuare? Sì, ma che c'è da ridere? Non lo so, non, però mi penso che fa ridere, ti giuro. Meno male che ha smesso. Ho visto, cioè, allora continuiamo. Quando vado al cesso, devo sempre tenere il cellulare, se no riesco a fare la cacca. Quando devo fare la cacca, guardi, mi fa Favicei. Ma non perché mi fanno schifo, anzi, uno dei miei youtuber preferiti. Non lo so, la sua voce mi rilassa. Grazie, Favicei, se non ero vuoi. Se non ero vuoi. Da bambina ero convinta che le persone nere facessero la cacca rosa. Mannaggia il climatizzatore, mi è venuta la caccarella. Da piccolo mi sono scagareggiato addosso quando scureggi ed esce un po' di cacca. E l'ho attaccato al muro perché non mi andava di alzarmi dal letto. Sta ancora lì. No, dai, che schifo. Va a ridere, cosa? Con l'allarme? No, no, l'allarme no. Meno male che ha smesso, sempre stavo ancora a ridere, te giuro. Non so perché non riusciva a smettere. Ma perché ti fa ridere? Non lo so, ma non mi ha mai fatto ridere una ragazzina che piange. Però non lo so perché. Boh, è presa così. Di solito quando faccio la cacca ci sto circa 10 minuti nel bagno. Ogni volta sto qui a leggere tutte le cose che scrivete ogni giorno. Ogni volta che vado al bagno ormai è rito, vi adoro. Anch'io vi adoro in segreto. Sì, perché sì, mi fai fare soldi con YouTube. Un botto di soldi. Allora ragazzi, anche questo video in segreto è finito. Oggi abbiamo, più che i segreti abbiamo riso perché lui rideva per la bambina. Non sì, si sa perché. Senza senso. Comunque, se vi è piaciuto questo video lasciamo 5 like e ci becchiamo al prossimo video in segreto. Grazie a tutto. Bella. Ciao.